Alla fine del video precedente mi avete visto polverizzare, diciamo così, Wound Spy. E qui ritiro la ricompensa, un bel mucchietto di punti XP. E poi, prima di dirigermi alla nuova locazione, attivo due missioni. Ora lo vedi e piedi grandi, che si svolgeranno proprio là. Non preoccupatevi da subito del timer per la missione Ora lo vedi. Non è ancora arrivato il momento. Raccogliamo invece questo flacone di feromoni. Serviranno ad attirare in modo irresistibile Bloodtail, un boss dal quale vogliamo strappare l'ennesimo oggetto blu unico. Mi dirigo al mezzo per andare al portale d'ingresso della nuova locazione, dal nome impronunciabile, e poi però chi se ne frega, vado talmente veloce che perderei più tempo a prendere il mezzo che non ad arrivare direttamente laggiù. Seguite la mappa, è un attimo. Ed ecco l'ingresso per Kendall Rex Craig. Ho switchato sulla missione Piedi Grandi perché sul percorso troveremo gli indizi prima per quella. È infatti subito qui, alla prima biforcazione, che ci allontaniamo dal percorso principale. Cerchiamo un'impronta indicata, eccola lì. Da una zona che sfavilla. Il tratto che ci ricongiunge al sentiero principale è infestato da Skellion. Ma Sendok più B sono una combinazione difficilmente battibile. Usciti dalla valletta, si prende per questo sentiero strettissimo sulla destra, tutto fatto di roccia. Su, fino in cima. Il lampeggiatore sulla minimappa ormai è impazzito e direi che la zona è perfetta per uno scontro. Eh sì, indossato il B e vediamo quale bestione e che bestione ci sbarrerà la strada. Un Rouge, un Mega Crystallisk, molto più resistente del normale, molti più cristalli da far fuori, oltre a quelli classici sulle zampe, anche quelli sulla fronte e sui lati, sul dorso. Attenti a quando vi lancia addosso queste parti di cristallo esplosive. Ah, guarda lì dove c'è un simbolo della cripta nascosto. Ottimo questo masso per nascondersi e finire il lavoretto. Ma finisco le munizioni della Sandwalk. Ma per fortuna c'è sempre l'Infinity. Dai, si starebbe delle ore a guardarla in azione. Ci siamo ormai. È agli sgoccioli. Gli ultimi pezzettini di cristallo. Lassù. Andato. Vediamo un po'. Mica male, come piogge di bottino. Sì, sono più che altro cristalli dorati, però. Vediamo, qualche regalino. Iridium non si butta mai via. Ha una chance di droppare l'oggetto blu unico ed è qui al primo colpo. L'Hydra. Al costo di 3 munizioni spara una rosa di 5 gruppi di proiettili che si allargano in orizzontale a mo' di tentacolo, da qui penso il nome Hydra. I proiettili generati sono tantissimi e anche se l'arma consuma 3 munizioni, ne fanno una di quelle con il miglior rapporto pellet sparati appunto e munizioni consumate. Unitelo col B, unitelo con un badge, cioè distintivo da vice sceriffo che potenzia il shotgun, e magari equipaggiateci Gage, che grazie alla sua abilità abbastanza vicino non ne sprecherà neanche uno di quei pellet. Ed avrete un'arma estremamente potente contro un intero gruppo di nemici o contro nemici molto grossi, tipo il guerriero. E diversamente la rosa che si allarga fin troppo rapidamente dai proiettili rischia di penalizzare un po' la sua efficacia. Dai, spariamo qualche colpo. Mirino non ottico, però. Ecco, si distinguono chiaramente i tentacoli.
andando parecchio sotto al nemico, rischiando qualche cosetta, beh, ne piazzerete di più, ovvio. Direi un'arma di nicchia, cioè da usare nei momenti giusti e con i nemici giusti. Consegna. E poi si ritorna ancora di gran carriera al Candlerack Crags. Questa volta invece di andare a destra si rimane sul percorso principale. Tra un po' indosserò anche la reliquia Sangue dei Serafini per aumentare il mio potere rigenerativo di energia, perché quello che più conta è rimanere vivi. Non voglio attaccare briga, ma qualche volta non posso farne meno. Sto usando l'idra, che in effetti in queste situazioni non è che sia la fine del mondo. Meglio affidarsi alla solita Uncamped Herald, perché ogni tanto ci sarà qualche gruppo piuttosto agguerrito, stregone compreso. Siamo vicini. Sulla sinistra ci sarà un ponte sospeso, dove in teoria troveremo due guerrieri d'elite ad aspettarmi. Ma non ne ho voglia, voglio andare da Bloodtail, per cui li salterò d'un botto, lasciandoli letteralmente di stucco. La tana di Bloodtail è lì, davanti a noi. Per prima cosa piazziamo i feromoni, l'esca. Poi spacchiamo la bottiglia e rilasciamoli. E attendiamo l'ingresso in scena di Mr. Bloodtail, che ha la caratteristica speciale di poter sparire con estrema facilità. Però, con la sirena, c'è questo, il blocco di fase. È piuttosto resistente, quindi usate delle armi potenti, senza problemi un bel lanciarazzi e granate scoria. Andiamo a vedere se anche questa volta la no, stavolta direi proprio di no. Va bene, andiamo a consegnare e iniziamo il farming. La ricompensa è a dir poco inenarrabile. Beh, almeno dai, un 15.000 punti XP. Esco salvando, rientro. Questa volta non scappo ai selvaggi d'elite. O meglio, loro non riescono a scappare dalla mia sirena. Elite dove? Ce ne sono solo un bel po'. Va bene, tanti punti XP. Facili facili. E torno da Bloodtail. In realtà per 3 o 4 volte. Finché lo schema è sempre lo stesso. La battaglia è a dir poco noiosa. Perché Bloodtail non vi stupirà. Sembra quasi stia lì a fare tiro a piccione. Si vede nel blu. Ed è finalmente lui, il Sir Hammerlock, Damn Cowboy. Questo fucile d'assalto è un po' come la pistola Rex, cioè conviene usarlo a mo' di cecchino, dalla media e lunga distanza, grazie alla sua precisione. Dalla sua controbilancia un tasso di fuoco lentissimo per un fucile d'assalto, con un danno elevatissimo, oltre ad essere effettivamente dannatamente bello. E certo, essere efficaci senza merino ottico, lentissimo. Beh, diamogli il beneficio del dubbio e cercheremo di capire contro nemici, appunto da almeno la media distanza, quello che potrà fare. Nakayama inizia a tremare. Continuiamo la nostra risalita verso la nave in cui si nasconde. Qui, sulla sinistra, si va dal mitico Voracidus, ma non è ancora attivo. Ma arrampicandoci qua sulle rocce vicino al cancello con un saltello dovremmo riuscire almeno a intravederlo. Eccolo là! Fatto fuori il boss finale, saremo pronti. Torno sui miei passi e a destra, verso la nave. Arrivati a questo punto, c'è questa passerella che vi sfugge, ma basta sparare a quella leva e opla! Possiamo passare. Siamo ormai a poche centinaia di metri dalla locazione finale, dove Nakayama si nasconde protetto da un mega boss. Sarà una lotta sicuramente molto dura. E non sono ancora arrivato. Diversi stregoni ancora sono sulla mia strada.
fino all'ultimo. Ma ci siamo. Ci siamo? Ma lo vedrete nel prossimo video. A risentirci.